Quindi questo è un punto fondamentale. Quindi, per approfondire queste tematiche, insomma, quindi dovete seguire delle regole. Diciamo che se vuoi trovare quello giusto, devi seguire delle regole, perché l'amore non è un qualcosa, ecco, non è un qualcosa che si improvvisa, no? Trovare la persona giusta non è un qualcosa che si improvvisa. Devi farti, se tu, piuttosto che trovare la persona giusta, io direi che tu devi essere la persona giusta. Quindi la persona giusta è una donna, deve soddisfare le tre esigenze fondamentali, logico-razionale. Prendete che la parte logico-razionale è un po' come se fosse il cane da guardia, no? Cioè un uomo di valore deve trovare una donna che abbia alcune qualità che devono essere, diciamo, precise, certe. Salutiamo Antonella. Cioè, ad esempio, una donna di qualità dovrebbe saper cucinare, come la nostra Rosy, ad esempio, dovrebbe saper cucinare, perché se non sa cucinare, chi cazzo se la prende una donna che non sa neanche cucinare, per dire, no? Sembra una cosa di altri tempi, ma in realtà non è così. Una donna, deve saper cucinare, cucinare bene, perché la bellezza passa, ma la fame resta. Poi dovrebbe, diciamo, avere una sua realizzazione personale, un'autorealizzazione, far vedere che comunque è realizzata comunque nella vita. Deve sviluppare femminilità, non deve essere un troione da corsa. Queste sono tutte valenze logico-razionali, no? Ovviamente queste sono regole base fondamentalmente, sono regole base. Regole base cosa vuol dire? Che sono le regole. Ma che non stavo dicendo a te, Fiammella? Guarda che non stavo dicendo a te, ma che non stavo assolutamente dicendo a te, Fiammella. Il grano salis non era comunque rivolto a te, era rivolto alle persone in generale, ma non, io non prendo mai a misura nessuna persona, Fiammella. Quindi tantomeno non leggo la chat e non prendo nessuna persona. Assolutamente no, io quando dico che una persona non ha grano salis, non intendevo Fiammella in particolare, io intendevo, mi sembra ieri, le persone che continuano a insistere, quindi non c'entra assolutamente nulla. Io non rivolgo mai alle persone nelle chat, spesso non leggo neanche le chat, dico sempre in generale, quindi dico sempre in generale. Quindi in generale cosa vuol dire? Che se, e lo dico anche adesso, se una persona fa la malga cozza, si accozza, si appiccica, entra, che poi tu tra l'altro sei anche simpatica, Fiammella, non c'entra proprio niente. Ma non, cioè, non, ma non stavo dicendo a lei, io non ho, cioè è un qualcosa che io non prendo mai a nessuno, il grano salis non ce l'hanno, a parte che il grano salis non è un'offesa, ma comunque non era diretta a te. Il grano salis, beh, ognuno può proiettare e identificarsi i cazzi suoi. Se io dico il mondo è pieno di cretini e uno si identifica col mondo pieno di cretini, è un problema suo. Però il grano salis è riferito alle persone che in qualche modo fanno le malga cozze, si appiccicano, insistono. Manca il grano salis. Ma anche una donna che non segue le regole, secondo me, manca di grano salis, perché il grano salis rappresenta la capacità di conquistare, la capacità di sedurre, la capacità di far innamorare fondamentalmente. Questo è il concetto, no? Quindi non dovete mai appiccicarvi. Quindi lo scopo delle regole è far sì che una persona. Che tu possa trovare veramente la persona giusta e quindi se vuoi trovare la persona giusta devi dedicare il tempo e le energie, altrimenti se tu, come dire, fai le cose sbagliate non troverai mai la persona giusta. Applicando le regole base della seduzione tu riesci a conquistare, tu riesci a sedurre, tu riesci a far innamorare. Le regole sono che intanto in prima cosa devi dare valore a te stessa. Devi far crescere te stessa. Questo
Quindi far crescere se stessa deve apparire come una donna di qualità. Secondo me, ma è una mia opinione, ma io penso che sia generale, una donna deve saper fare la donna, cioè saper cucinare, saper essere complementare all'uomo, saper essere femminile, ma anche dimostrare comunque di essere indipendente. Non è che deve diventare una capitana d'industria.